Parliamo un attimo della, della Bézout, che ha un ruolo, lei è bravissima sempre, no? Molti di noi sono dei fan scatenati proprio, e arrivare a lei credo sia stata semplice una scelta, suppongo, non lo so. Sì, è stato abbastanza naturale, ci siamo incontrati un anno prima a Parigi, abbiamo chiacchierato e come succede, quando succede è molto bello. Hai la sensazione di averci già fatto tre film assieme, quattro film assieme, c'è cioè una comunione di intenzioni, di ironia, quindi è stato molto facile. Poi sai, quando io faccio l'attore e dirigo, quando facevo l'attore e dirigevo, tanto mi staccavo di me, perché sto in trincea con l'altro attore, quindi la direzione dell'attore è una comunicazione continua. Peraltro le sue scene erano, essendo lei il movimento mentre lei è l'immobilità, lei doveva essere sempre il vento che fa sbattere le finestre, no? Quindi ogni volta è un vortice che entra, poi c'è il momento del primo piano e così via, ma questo vortice era spesso girato con la recitazione contemporanea di tutte e due, quindi le cose venivano spontaneamente e naturalmente. Penso che anche la ricchezza della doppia lingua, alla quale per necessità di distribuzione purtroppo non possiamo, anche se mi piacerebbe tanto che qualche copia in versione originale ci fosse, perché no? Adesso l'ho detto davanti a testimoni, quindi dove? Firenze? Ottimo, la culla della lingua italiana. Giusto, ottimo, quindi ci avete fatto. Non gli vuoi dire niente, capisci? È la compagnia di bandiera, quindi. È la compagnia di bandiera, avevo detto questo. È una cosa bellissima. No, ma lo penso veramente. Sì, se diventa troppo dovete pagare. Prima ci citeremo, poi ci citerai. Però è un'immagine, secondo me, molto efficace, anche proprio per la crisi culturale ed economica di questo paese. Non ricordo più cosa stavo dicendo. No, stai parlando della Bézout, appunto, il movimento. Berenice è stata generosissima, formidabile, sempre dentro, come dire, la rima, perché poi io da quel punto di vista sono estremamente severo, perché si possono cambiare le battute, però devono stare dentro la psicologia che quella battuta originaria è stata scritta. Peraltro è stata scritta da due che hanno un'esperienza, per esempio, io ho fatto la Contarita, Margaret è nata attrice di teatro, quindi c'è una consapevolezza dei dialoghi, delle battute, noi ci rendiamo immediatamente conto se è latta o acciaio la parola che stiamo dicendo, ci rendiamo conto immediatamente, ci sembra, ci viene in qualche modo naturale. C'era Paolo che voleva dire una cosa? Pronto? Sì, no, sì. Pronto, un appello. Io mi auguro che qualcuno abbia ripreso, non so se Rocco, quello che ha detto prima Sergio, per favore, questo se non avete ripreso lo rilasciamo. C'è qualcuno, un iPhone o qualcuno? Sì, allora adesso poi la manda. No, qui metto tutti i nostri social, mi sa scherzare. Questo è uno spot vero? È pazzesco. No, ma c'è qualcuno che l'ha ripreso dal fondo. Sì, ancora non ce l'abbiamo. Se lo sapevo, mi seduci prima, mettevo io così. Facciamo anche il controllo. No, ci abbiamo un service, no? Benissimo, aspetta. Benissimo, meraviglioso, ok, scusate. Intanto grazie Sergio, a parte gli scherzi, ha detto una cosa bellissima, non ci ho mai pensato a questa cosa. Devo dire la verità. Soprattutto se viene da, chiaramente, una persona del cinema, che poi alla fine sì, ha fatto anche tanti film come attore, o non come regista, forse. Non così tanti, devo dire, tanti registi hanno fatti quasi tutti, non hanno mai detto un cavolo. E quindi diciamo, questo è, ti ringrazio molto. Ma io volevo dire una cosa. Perché decidendo di non fare più regista non l'ho fatto neanche però questa è la vedere ancora, adesso vediamo. Due cose, intanto dei complimenti, tanto abbiamo incontro conferenza stampa un po' anche di chiacchierata. A Sergio che non ci avevamo mai lavorato, diciamo, almeno io nella mia gestione come dal punto di vista della regia, perché lui è un tosto, sia detto, non giusto che sia, però è una che ascolta. Noi abbiamo avuto dei confronti, no, con film, eccetera, devo dire che quando un autore è importante, comunque ascolta anche il nostro punto di vista, che è un punto di vista senza mai voler imporre nulla,
questo è una cosa bella per tutti, perché insomma, anche noi abbiamo fatto in 20 anni, vedo 700 film, 500 in tutti gli 11, insomma magari qualcosina, e quindi quando un autore, perché lo dico perché alcuni proprio non riesci nemmeno a parlarci, e vabbè. Poi volevo fare i complimenti, posso dire una ragazza, sì, è giovanissima, che non so se mi è venuto per scorta la bravura, che ormai a livello internazionale, ma che personalità c'ha questa ragazza, è una roba pazzesca, che io non vedo, non dire spesso o quasi mai.